Una volta lasciate Roma ci siamo dirette verso la Toscana, a Marina di Cecina, formalmente Cecina Mare. È una frazione del comune di Cecina, situata ad ovest del centro cittadino, al quale è collegata mediante una fascia urbanizzata che va dalla stazione ferroviaria al mare. Questa volta abbiamo preso un appartamento. Un appartamento formato da camera, cucina, bagno ed un meraviglioso terrazzo, il quale affacciava su una pineta non troppo lontana. E subito dopo la pineta c'era il mare. La scelta dell'appartamento è stata dovuta dal fatto che avevamo assolutissimamente necessità di una lavatrice, in quanto questa tappa non era assolutamente organizzata. Anche l'anno scorso il comune di Cecina ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della bandiera blu per le sue spiagge, sinonimo di acque pulite e qualità ambientale. Infatti molti visitatori vengono attirati dalla frazione di Marina di Cecina perché è apprezzata dalle famiglie, sia per la sicurezza delle spiagge, per la comodità delle strutture, per l'ombra fresca, per il profumo offerto dalla pineta secolare e per la quiete che vi si riesce a ritagliare anche nei periodi più gettonati. E poi dal mare ci siamo spostati in collina, direzione Volterra. Mi sono letteralmente innamorata delle sue strette stradine e della sua piazza centrale. E sono rimasta davvero estasiata dalla bellezza del palazzo di Priori e di Palazzo Pretorio. Volterra è una meta perfetta per un'escursione anche solo in giornata, perché dopo averla visitata sono certa del fatto che l'apprezzerete tantissimo.
camminare all'interno delle mura di Volterra, arroccata su un colle, è stato un pochettino come tornare indietro nel tempo, tra torri e vicoli che sembrano davvero magici. Volterra è un borgo affascinante, è ricco di storia. Si può dire che sia quasi perfettamente conservato e, per essere piccolo, ha davvero una gran quantità di attrazioni interessanti. Ho anche scoperto che Volterra è diventata una meta turistica molto amata per gli amanti della saga Twilight, perché la scrittrice cita infatti Volterra come la patria della famiglia dei vampiri, Volturi, anche se poi in realtà mi sono informata ed ho letto che il film è stato girato a Montepulciano. Ma ad ogni modo, che tu sia a Volterra o a Montepulciano, un consiglio che posso darti e che ho provato sulla mia pelle è proprio quello di evitare di continuare a rimuginare sulle preoccupazioni inerenti al lavoro o alla salute. Evita anche di pensare a ciò che dovrai fare al rientro delle vacanze. Ed evita anche di pianificare la vacanza nei più minuscoli dettagli, organizzando ogni minimo spostamento e strutturando tutti gli spostamenti della giornata, imponendoti delle tappe forzate, degli obiettivi irrinunciabili, che alle volte generano aspettative elevate, e se non riesci a farlo poi magari ti fanno anche star male. Quindi un pochettino come abbiamo fatto noi, dovevamo stare via 3 giorni e poi ci siamo fermate in questo alloggio che avete visto all'inizio del video, perché avevamo bisogno di lavare i vestiti in quanto non avevamo cambi sufficienti. Lasciati un po' andare, assumi l'atteggiamento di chi è disposto ad accogliere e vivere le novità e gli imprevisti, non come un ostacolo o un fattore di stress, ma come una ricchezza che ti permetterà di fare e pensare differentemente e quindi di crescere.